Lombardia si è posta con la nuova programmazione grandi obiettivi che vedono un ruolo centrale della ricerca e innovazione. Servono competenze per rispondere a queste sfide, capaci di uscire dai contesti tradizionali, di incontrarsi e proporre soluzioni e progetti innovativi. E servono strumenti adeguati per supportare obiettivi così ambiziosi. Uno di questi è l'iniziativa Open Innovation, finanziata con fondi strutturali nel contesto della passata programmazione, per dare il via ad un insieme di misure funzionali a creare un ecosistema dell'innovazione, composto da un portale collaborativo dove ad oggi dialogano più di 1500 professionisti, misure a supporto di singole progettualità presentate dalle imprese e servizi aggiuntivi. Abbiamo all'interno del portale 80 community, promuovendo il dialogo tra professionisti presenti in azienda, nei centri di ricerca e negli enti pubblici, tra i quali le diverse direzioni generali di Regione Lombardia. Competenze di organizzazioni valorizzate attraverso le persone che collaborano per affrontare problemi concreti e trovare soluzioni a un bisogno condiviso. Un esempio di collaborazione è quella del dottor Fugazza. Busia si occupa di consulenza per il settore alimentare e la distribuzione. Questo avviene normalmente attraverso analisi di dati. Quello che abbiamo pensato di fare è di avere un tool che attraverso algoritmi matematici consente di andare a elaborare queste informazioni e individuare in maniera più pratica quali sono le correlazioni tra gli eventi che sono accaduti. Non solo, ma che consenta anche di individuare dei percorsi che consentono di ridurre il rischio al minimo. Progetto Banda Larga di Regione Lombardia in collaborazione con Telecom Italia è un progetto che si è sviluppato grazie alle risorse provenienti dai fondi POR FESR ed è un progetto che ha interessato 143 comuni nella provincia di Pavia per finalmente infrastrutturare anche il nostro territorio con una banda che possa essere accettabile per poter lavorare e sostenere tutte le attività, sia quelle imprenditoriali che quelle scolastiche e quelle istituzionali. Quando parliamo di banda larga, ovviamente parliamo del concetto di ADSL, di connessione, quindi della possibilità non soltanto di utilizzare la telefonia, ma soprattutto la possibilità di lavorare, di caricare e scaricare file. Si sta anche sviluppando l'idea di telelavoro. Grazie a questo progetto, finalmente nella nostra provincia, ogni cittadino ha un minimo di accesso ai 7-10 mega, addirittura in qualche caso ai 20 mega. Nello specifico sono state aggiornate alcune centraline, in altri casi sono stati necessari degli scavi. Telecom ha dovuto procedere con delle mini tracce per installare la fibra e la qualità della vita è decisamente migliorata, soprattutto in corrispondenza di quelli che sono i distretti commerciali, industriali, artigianali e soprattutto laddove c'è la concentrazione di istituti scolastici, è necessario che ci siano i 100 mega, è necessario che ci sia la possibilità di avere un'autostrada informatica, uno sbocco sull'autostrada informatica che ci porti come territorio a essere proiettati verso l'Europa e verso il futuro. Il progetto scuola è un progetto di ricerca che nasce nell'ambito dell'argomento Smart Grid, Smart Cities, finanziato in parte dalla Comunità Europea, che ha come obiettivo quello di prendere le utenze energivore, in particolare di energia elettrica, e utilizzando dei componenti innovativi a livello di comunicazione, creare una rete di acquisizione di misure e di controllo che consenta di gestire al meglio una risorsa così preziosa che è appunto l'energia. Un dimostratore ha preso vita in una casa domestica. Siamo andati a sviluppare delle interfacce utente che consentono alla persona che deve vivere l'ambiente di poter veicolare le proprie necessità in modo semplice, demandando al sistema che sta dietro la complessità di gestire e coordinare i consumi e le produzioni da fonti rinnovabili.
Analogo discorso è stato poi replicato presso il campus di ingegneria di Brescia e presso il Politecnico di Milano. In questo caso abbiamo una rappresentazione più in grande, le utenze non saranno più la lavatrice e la lavastoviglie, ma saranno i grandi impianti di condizionamento e di illuminazione, di riscaldamento. Abbiamo oltretutto avuto la possibilità di testare un altro componente interessante, che sono dei pannelli fotovoltaici abbinati a dei sistemi di accumulo. Questo per dimostrare che se l'energia viene gestita in maniera coordinata tra consumi e fonti di energetiche, riusciamo non solo a migliorare le prestazioni verso l'utente finale, ma anche a ridurre l'impatto di questi flussi energetici verso la rete di ricarica. Questo lo si fa utilizzando dei sistemi di accumulo che consentono di accumulare temporaneamente l'energia in più prodotta dai pannelli qualora la rete non ne abbia bisogno e di restituirla all'utente finale in seconda battuta, magari verso sera quando il sole non è più disponibile.